Dal Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era su di lui gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio di notte e di giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Ben ritrovati a tutti, cari ascoltatori della parola del Signore. Stiamo continuando a camminare nel tempo di Natale, ormai circa una settimana che si è compiuto il giorno di Natale, quel giorno in cui ci siamo ritrovati insieme per celebrare l'incarnazione del Signore Gesù, il Dio che abitava nei cieli. Per un amore così grande che neanche i cieli potevano contenere, ha scelto di diventare uomo e di venire ad abitare sulla terra. E da quel giorno, ogni giorno, è abitato dalla presenza di Dio, sia che ce ne accorgiamo, sia che non ce ne accorgiamo. Perché la bellezza e la ricchezza del Natale è proprio questo, che un bambino è nato per noi. Comunque, è nato per noi che l'abbiamo atteso, per noi che ci siamo preparati durante il tempo dell'Avvento, ma è nato anche per chi vive nella più totale indifferenza dell'evento o chi di questo evento non vuole lasciarsi troppo coinvolgere per una certa qual paura non ben definita. Oggi, domenica della Santa Famiglia, riscopriamo, allora rivediamo la famiglia di Gesù, Gesù, Giuseppe e Maria, che si presentano al Tempio, secondo la legge del Signore, per fare un dono povero. E abbiamo insieme le due estremità, una coppia di tortore, la cosa più povera che una famiglia si poteva permettere, e la ricchezza di un bambino. Ecco che meraviglia, queste due cose qua, ricchezza e povertà, stanno davanti al Signore. Come dire, non c'è una cosa che vale più dell'altra.
Non esiste una povertà che sia più o meno solenne di un'altra, e c'è una ricchezza che invece ci accomuna tutti, quella dell'essere bambini. Ecco, vedete, se uomini e donne poi si diventa col tempo, ma bambini lo si è per nascita, bambini, ossia abitati da quella cosa semplice, la semplicità della vita. E questa è benedizione. Abbiamo ascoltato che queste due figure, Simeone e Anna, due figure che attendono anche loro, come noi attendono il Salvatore, sono lì al tempio, semplicemente ad attendere, e vedono arrivare il Signore Gesù portato in braccio, un Dio che si fa portare in braccio dalla madre e che si fa abbracciare. Simeone, dice il testo, lo accolse tra le sue braccia e benedisse Dio. Ecco che benedizione significa accogliere fra le braccia. Che bella questa cosa qua. Tutti come bambini noi siamo accolti tra le braccia della madre il giorno che nasciamo, siamo accolti di nuovo nelle braccia di un Dio che per noi è padre nel giorno poi della morte, ma continuamente durante la vita siamo avvolti da quelle persone, da quei volti a noi cari che ci prendono fra le loro braccia. E questo è per noi e per gli altri fonte di benedizione. Vedete, la benedizione non è solo cosa da preti. Chiunque può essere benedizione per l'altro. È bella sta cosa qua, ci dobbiamo allenare, dobbiamo iniziare ad entrare in questa cosa. Ciascuno di noi è e può essere benedizione per gli altri. Simeone, che esulta di gioia quando vede il Signore Gesù bambino, che dice: ora lascia, o Signore, che io vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza. Ecco, c'è una salvezza durante la nostra vita che attendiamo di vedere. Ciascuno di noi si porta dentro il desiderio di una salvezza. Salvezza significa essere visitato nella propria povertà. Ciascuno di noi attende di essere visitato nella propria povertà. E ciascuno di noi un giorno può dire: i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E allora prendiamo l'occasione per dire anche questa cosa qui, visto che oggi è anche il 31 dicembre, si chiude l'anno civile 2023. Vogliamo ringraziare il Signore per quelle volte in cui durante l'anno, se ci sono state, abbiamo visto accadere la salvezza. Quali sono quelle cose che nel 2023 ci fanno dire grazie al Signore perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza? Vedete, la salvezza non è una cosa mentale, non è una cosa, una nostra proiezione, la salvezza noi abbiamo bisogno di vederla. Per questo che Dio si è fatto uomo, perché abbiamo bisogno di vedere. E poi vogliamo dire anche grazie Signore per il 23, vogliamo affidare anche al Signore l'anno che verrà. Quali sono quei desideri che ci portiamo nel profondo del cuore per il 2024? Quei buoni propositi che ciascuno si dà. Ecco, con un'attenzione particolare però, perché i buoni propositi sono le cose che però veramente portiamo dentro, perché se no, come dire, ciò che rimandiamo a domani, ciò che rimandiamo all'anno nuovo con i buoni propositi, non so se poi sono cose che veramente ci interessano, perché generalmente ciò che si rimanda al giorno dopo è ciò che o si vuole schivare o ciò che uno poi dice: vabbè, lo faccio domani, e poi invece non lo fa più. Il buon proposito, se nasce veramente dal cuore, accade oggi. Accade nell'oggi. Non rimandare il buon proposito al domani, se veramente ti sta a cuore. E Simeone dice: ora lascia che io vada in pace, perché ora i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Ecco, che bella questa cosa qua. Allora ci lasciamo proprio con questo, con un augurio per il nuovo anno, affinché ogni giorno possa diventare occasione per
per realizzare quel proposito buono che ciascuno di noi porta nel nostro cuore. E allora con questo augurio io vi lascio e vi auguro veramente un buon anno e dei giorni che possano essere pieni di vita, perché ogni giorno è una possibilità regalata a noi e una possibilità offerta a Dio. Tanti auguri per un buon anno e arrivederci alla prossima.